Il Dipartimento Attività Sanitarie, diretto da Salvatore Requirez, dell'Assessorato alla Salute e il Comitato Sicilia del Coni, guidato da Sergio D'Antoni, hanno siglato un protocollo d'intesa per la promozione dell'attività motoria. Tutelare il diritto dei cittadini alla salute, dichiara l'assessore Giovanna Volo, significa anche educare la popolazione ad abitudini quotidiane sane e a mantenere stili di vita attivi che permettano di prevenire molte delle principali patologie croniche, quali malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e tumori. Il protocollo che si inserisce nell'ambito del piano regionale della prevenzione 2020-2025 e a durata di 5 anni prevede la collaborazione tra istituzioni per la realizzazione di percorsi multidisciplinari e intersettoriali a livello regionale che favoriscano il movimento. Secondo il rapporto Passi 2017-2020 Sedentarietà, spiega Requirez, il 50,7% della popolazione siciliana è completamente sedentario, un valore che supera di gran lunga a quello di riferimento nazionale, che si attesta al 36,6%. Il nostro obiettivo è far sì che l'attività fisica quotidiana inizi a essere vissuta quale momento di benessere psicofisico che coinvolga bambini, giovani, adulti, anziani e persone disabili.